La sanità in Italia sta attraversando un periodo di difficoltà, soprattutto dopo i 2 anni appena passati. La facoltà di medicina nel nostro paese è tra quelle a numero chiuso e tante sono le proteste per eliminare i test d'ammissione, soprattutto a fronte della carenza di personale medico. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Federico Bussolino, docente del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino. Che una selezione ci debba essere è fuori dubbio e diciamo programmata secondo le esigenze diciamo dello stato di salute della nazione. Il problema è che l'attuale selezione, cioè fatta fondamentalmente con dei test all'inizio del corso, prima del corso, a mio modo di vedere non funziona e diciamo c'è il modello francese che è molto molto attrattivo, cioè ovvero ci si iscrive, entro il primo anno devono essere completati a mio modo di vedere tutti gli esami del primo anno. Uno può anche fare dei ragionamenti sulla media, su tutta una serie di cose che possano restringere o meno e aumentare il tipo di qualità. Mi sono iscritto alla medicina nel 73, il primo anno eravamo 1200. Effettivamente c'era qualcosa che non andava, però ha dato la possibilità a moltissimi di andare avanti e di avere diciamo un successo. Quello che effettivamente manca, perché comunque dal 1973 al 2023 sono passati 50 anni, la società si è sicuramente evoluta, indubbiamente non possono esserci delle aule e delle situazioni diciamo poi di insegnamento fatte per 100 persone, mentre magari ce ne sono 400, 500, a seconda di chi supererà questa soglia. Quindi diciamo, in questo momento mi rendo conto che aprire a tutti non è possibile. In questa situazione stiamo perdendo delle persone che potrebbero diventare degli ottimi medici. Un fenomeno così significativo come la mancanza di medici, come condiziona il sistema sanitario nazionale? Indubbiamente carenza di medici esiste. La popolazione è sicuramente più medicalizzata di 30-40 anni fa, cioè tutte le persone hanno un minimo sintomo, anche banale, lasciamo perdere Covid o non Covid, tendono ad andare nei medici, però di fatto questo è un trend della società che deve essere in qualche modo gestito. La carenza dei medici è una parte del problema. Qua bisogna fare un piano che si sviluppa nel tempo e un'analisi ben fatta delle esigenze. In Inghilterra nel tempo il numero di medici che provengono da, diciamo, da paesi lontani dall'Europa eccetera sta aumentando in maniera molto, molto significativa. Come sempre c'è un adattamento della società, giusto o sbagliato che sia. Fare il medico costa molto, costa sacrifici. Uno continua a farlo per passione, perché il concetto che indubbiamente un medico un grado sociale e dei buoni stipendi, però i sacrifici che tendenzialmente fa non sempre sono ripagati dallo stipendio, da queste cose. Quindi l'attrattività di questa professione è forse sicuramente un pochino inferiore a quella di quando mi sono iscritto io a medicina, questo è ancora di dubbio. In più c'è questa diciamo modalità che di selezione eccetera che non rende il tutto così, così semplice. A mancare sono soprattutto i medici specialisti, ma qual è l'ingranaggio che non funziona? C'è stato questo problema che laureati in 1000 c'erano soltanto 500 posti per la specialità. Nello stesso tempo la riforma universitaria obbliga a specializzarsi, tra virgolette. Se però tu unisci 100 persone e ne puoi formare ulteriormente 50, hanno allargato le maglie, ma di nuovo, nel modo di vedere, in una maniera non programmata. Per fare uno specialista, per fare le scuole di specializzazione, c'è tutto un percorso formativo di tipo pratico,
quindi trovare il numero di reparti sufficienti dove fare gli addestramenti e di qualità, nel senso che l'università si deve, che rilascia il titolo, si deve fare garante che se manda un medico a formarsi nell'ospedale XY, questo ospedale sia, diciamo, di buona qualità e che possa formare bene questo tipo di figura professionale. Le modalità per ovviare queste carenze devono essere strutturali e servirebbero molti anni per ottenere dei risultati. Parliamo di una certa programmazione. Questi problemi qui sono problemi che si risolvono in 10 anni. La cosa si dovrebbe ovviare evidentemente continuando a fare problemi tampone, ma nello stesso tempo un'azione combinata tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università per programmare in 10 anni un miglioramento significativo di questo tipo di problema, lavorando sulla edilizia scolastica, lavorando questo del numero chiuso e, diciamo, cercando di capire realmente quali siano le esigenze sanitarie della nostra società, che sicuramente sono alte. Devo anche dire che il sistema sanitario nazionale italiano continua a essere uno dei migliori al mondo. Sanità gratuita, che se tu sei la persona più ricca d'Italia o sei un poveretto e hai un infarto, sei trattato nello stesso modo. Quindi questo, per me questo è fondamentale. Però il tutto dovrebbe essere un pochino meglio organizzato e pianificato nel tempo. Noi di Pop Economy abbiamo parlato di questo problema anche con i ragazzi della generazione Z. Penso che abbia avuto una risonanza maggiore soprattutto quest'anno per via dei 2 anni di crisi pandemica che hanno messo in discussione tutta la struttura della missione, delle facoltà di medicina e professioni sanitarie. Sono, nel mio parere, in questione molto in disaccordo. Credo proprio che appunto questi 2 anni siano stati spartiacque per far capire e notare come una categoria del genere non debba essere soltanto utilizzata in momento di emergenza, ma invece ampliata. Il problema degli spazi penso che non sia un problema reale, secondo me. Cioè, lo spazio è relativo, la questione è l'obiettivo politico qual è? Istruire o altro? I mezzi, secondo me, ci sono, ci sarebbero. In generale penso che appunto sia un problema questa carenza qua appunto di medici, di conseguenza magari ampliare il raggio che si potrebbe avere principalmente all'interno di questi ambiti sanitari, a maggior ragione dopo appunto i problemi riguardanti il Covid, che hanno proprio verificato un po' queste necessità all'interno dell'ambito medico, lo trovo molto necessario. Sono convinta che serva un certo livello di scrematura più che altro per gli spazi disponibili, che questo è un problema gigantesco. Secondo me ognuno di noi dovrebbe, diciamo, meditare un po' su questa questione qua. Sto finendo di studiare educazione professionale, che è una facoltà sotto professioni sanitarie. Ho fatto il test appunto per professioni sanitarie 3 anni fa e già lì erano emerse diverse lamentele sul fatto che ci fossero pochi posti disponibili. Su medicina sì, li ho sentiti, perché molti che hanno provato i test di professioni sanitarie avevano provato anche il test di medicina. Diciamo che da un lato sì, è giusto mettere un test ingresso, perché comunque è corretto un po' testare quali sono le competenze di ciascuno. È anche vero che forse dovrebbero aumentare i posti, perché sono tutte figure professionali che comunque servono e c'è una crisi molto diffusa, c'è mancanza di personale. Io me ne rendo conto perché, avendo fatto comunque tirocini in un ospedale, sono anche questi gli argomenti che girano, cioè c'è mancanza di personale a livello di medici, di infermieri. Dopo la situazione del Covid comunque è stata, diciamo, una polemica. Entrano pochi, poi tanti non arrivano magari alla fine. Chi entra il primo anno non è detto che poi si laurei, e quello è già un problema. I posti ovviamente sono pochi e in realtà le aule anche sono sovraffollate, nel senso ci sono classi da 300-250 persone. E poi, una volta laureati, la specializzazione è molto dura. Ho parecchia gente che adesso magari è già in ospedale perché ha già la laurea in 6 anni e che spera nel concorso, ma continua a non passare e quindi non può specializzarsi.
Il test è stato giusto su chimica e fisica, in realtà un po' su tutto secondo me. Biologia è stata molto molto dura. Trovo che sia giusto fare una selezione perché purtroppo è una delle facoltà più richieste, però forse sarebbe giusto fare una selezione diversa, nel senso fare un test ammissione abbordabile. Io penso che sia importante tenere conto del fatto che c'è una seconda selezione dopo, ovvero al momento dell'iscrizione alle specializzazioni mediche o al corso di formazione in medicina generale. Quindi l'abolizione del numero chiuso del test di iscrizione a medicina causerebbe un maggior numero, il cosiddetto imbuto formativo, ovvero un maggior numero di medici non specializzati che però non possono terminare il loro percorso di formazione perché non possono iscriversi alla scuola di specialistica o al corso di medicina generale. La carenza di medici evidenziata nella pandemia è proprio una carenza di medici specializzati, quindi sicuramente l'aumento delle borse di formazione sia specialistica che di medicina generale, che è stato peraltro fatto in questi ultimi anni di pandemia, potrebbe essere una prima soluzione alla carenza di medici specializzati. Importante da tenere in considerazione secondo me è anche il fatto che chi inizia il percorso formativo oggi sarà un medico specializzato fra 10-11 anni, quindi il bilancio è da fare sicuramente sul lungo termine e le carenze attuali sono il risultato di calcoli, di decisioni prese molti anni fa.